Pure sta andando. Ciao amici Wild, oggi siamo venuti con Marchino, un altro membro della squadra Wild, però lui se sono porcini non si muove da casa e infatti probabilmente si sentiva qualche cosa, perché qui si è trovato un porcino, però il problema di questo è che, ora si guarda, ma alla 1, che poi non è nemmeno tanto vecchio, però vedi, praticamente l'era già staccato. Era già staccato da qualche, boh, forse animale. Ora dobbiamo procedere con le, vedi, con l'identificazione. È un porcino, sarà. È strano perché non vira di colore. Comunque, non vi so dire esattamente, vi dico la verità, forse perché è vecchio. Comunque, adesso procediamo con l'identificazione. A presto. Allora, siamo andati all'identificazione del fungo, è un estatino, l'odore è inconfondibile, carne rimane bianca, immutabile, e siccome però era già staccato da terra il fungo, non ci fidiamo molto a consumarlo. Però questo è un estatino, il primo estatino del 2019, con Marchino, ragazzi, tanto ognuno in questo gruppo ha la sua funzione. Lui trova porcini e ha l'occhio per il marrone. Io c'ho l'occhio per il bianco e il giallo, lui c'ha l'occhio per il marrone, Marchino? C'è l'occhio per la merda, allora. Ciao a tutti, amici Ciao, Wild! Wild. Che lavoro di porcini ti ha trovato? Magari fosse dopo Cini Stefano. Vabbè, se la partì bene però. Siamo partiti molto bene. Poi però dai, non ci lamentiamo, no? Quando No, si trova no. qualche cosa. Ma infatti, sempre meglio tornare a mani vuote. Si è fatto un po' di russolo, un po' di galletti, sono pochi perché se n'è andata la caccia grossa. Però comunque sia, non ci si può lamentare. Guarda i gallettini, sono questi. No, Marco? No, sono belli, dai. Insomma, però alla fine, dai, e diciamo, L'importante è tenere allenate le gambe, che la sì. stagione tra un po' inizia, dai.